ragazzi, siamo tornati su Mortal Kombat 5, pronti per un'altra partitozza. Quest'oggi siamo con la Bosk 3, siamo di ricognitore. Voglio vedere cosa riesco a fare con quest'arma quest'oggi. Mi sono trovato veramente molto ma molto bene con la Sebra S2 e voglio vedere se la Bosk è altrettanto buona quanto, in teoria meglio, voglio vedere se è altrettanto buona come la Sebra S2, che nonostante sia un'arma molto molto vecchia è comunque all'avanguardia, perché riesce a fare delle belle uccisioni. Più che altro, sapete cos'è? Che ha una velocità di sparare i proiettili veramente estrema. Alziamo un po' il volume. Ok, stavo facendo una prova, scusate ragazzi. Ok, torniamo in battaglia. Allora, innanzitutto utilizziamo l'elicottero di ricognizione, visto che l'abbiamo appena sbloccato. E vediamo dove si trova il nemico. Attenzione, attenzione. Eccoti qua, bello. Ah, t'ha scannato il mio compagno di squadra, purtroppo. Oh oh, sono veramente in tanti lì in fondo, eh. Stiamo attenti, ragazzi. No, dai! Siamo 12 a 12, eccolo che sta arrivando con la First 09. Ce l'avevo scoperto, bello. Dai, dai, la granata te la sei cuccata! Però non è esplosa proprio in faccia a lui. Abbiamo impostato granate esplosive, ma non è che mi piacciono tanto. In realtà non mi sono mai piaciuto questo tipo di granate. Ciao bello, sono tornato. Al riparo. Ciao, per pochissimo ragazzi, per pochissimo. 20 a 28. Attenzione, dobbiamo cercare di ribaltare la situazione qua, ragazzi. Guardateli, guardateli, sono tutti qua sopra. Guardateli, guardateli. Ce l'avevo di fianco, lo so, me ne sono accorto. Stato che avevo già preso di mira quello là sopra e volevo ammazzarlo a tutti i costi. Uccisione. Eccoti qua sopra. Dove sei? Dove sei? Faccia a faccia, attenzione, attenzione. Ehi, bello, stai attento. Oh! Stavo imboscandomi dietro la cabina. 29-35. Stanno comunque vincendo i nostri compagni. I nostri avversari, volevo dire. Ah! Granata, qui in mezzo. Non ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Di solito bisogna buttarla ai piedi questo tipo di granata, ma neanche questa volta è riuscita ad andare a buon segno, ragazzi. Colpo alla testa, bello. Colpo alla testa. Buttiamoci giù. Buttiamoci giù. Questo chi è? Uno dei miei, cacchio. Devo cambiare assolutamente sta granata, ragazzi, che non serve a niente. Volevi ammazzarmi a sorpresa con la tua granatina, eh? No, vabbè, dai. 41-47, ragazzi. Final strike. Ok, utilizziamo l'elicottero di ricognizione.
Partita completata, 41-50. Abbiamo perso, ragazzi, lo so, sì, abbiamo perso. Però, che sta facendo questo? Che bevi, olio cuore? Non siamo sul podio, abbiamo fatto 14 uccisioni e 8 morti, non male per essere un'arma come questa. E ok, ci riproviamo, ci facciamo un'altra partitozza, spero di capitare in una nuova mappa. Mi piacerebbe andare su scattare, sinceramente. Vediamo. E non c'è neanche. Quindi dei due mi piacerebbe andare nel cantiere, ma tutti quanti mi sa che vogliono tornare sulle strade. Mappe come conversione ho già visto che non vanno come mappe, cioè ogni volta, almeno per me, ogni volta che mi capito delle partite, sinceramente è proprio raro che mi capita una partita su quella mappa. Per quello ogni volta che ci vado faccio cagare, perché non la uso, non ci vado per niente. Ok, si parte, bando alle ciance. Ciao, Cecco! Che facevi? Stavi lucidando il fucile? Ah, cacchio, dovevo togliere la granata a impatto. Uccisione, bello. Ti bruciavano le cavigliette? Colpo alla testa, bello. Lo so che mi state sparando da lì, lo so, lo so. Lo so, lo so, attenzione al riparo. No, ma mi ha distrutto la torretta. No, ancora no, dai, torretta, torretta, ammazzalo, ammazzalo. Con la granata accecante è stata dura, eh. Ok, ok, va bene, nessun problema, nessun problema, ciccio. M'ha fregato alla fine. Do cacchio si è finito. Ah, ti sta bene. Merda, questo qui è lo scanno. Sto coltello di merda. Tu sei il bastardo di prima. Cioè, ste granate sono, raga, inutili. Inutili. Sono dei mortaletti di carnevale proprio. Granata d'impatto buttata lì per terra così sotto i piedi della gente, non succede niente, dai, su,
Almeno cazzo, salta per terra. Niente, niente, queste le andremo a cambiare immediatamente. Comunque, non è che abbiamo fatto queste grandissime partite, però non è andata neanche male con un'arma del genere. Tutte e due le partite le abbiamo fatte in positivo, direi che siamo andati bene. E Bosk 3 è ancora un'arma che si può mantenere nell'armamentario. E niente ragazzi, concludiamo qui la partitozza, noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Mi raccomando, non mancate, spolliciate a manetta se vi è piaciuto il video e alla prossima. Ciao a tutti. Complimenti, hai terminato la visione. Da questo momento hai 10 secondi per fare la tua scelta.